Benissimo, scusate. Siamo un po'. Allora, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Oggi, come vi anticipavo prima, vi parleremo di un tema molto serio, molto sensibile. Non a caso ho scelto questi sfondi per demistificarlo. E vi dicevo che appunto ovviamente non vogliamo dare lezione a nessuno, non si tratta di un corso, non vi sveleremo nessun segreto particolare, cerchiamo solo di darvi una chiave di lettura molto precisa e focalizzata su un tema che evidentemente è a parte essere sotto gli occhi di tutti, ma è un tema su cui non possiamo più fare a meno di far finta di niente. Oggi vi presento, sono con me i miei due colleghi, Gabriele, che è Buongiorno a stato tutti. vittima Un appena. No, scherzo. default tecnologico. Eh sì, Esatto. c'è stato. Che è il nostro, insomma, esperto di Sonatype. Scusate, io nel frattempo ammetto le altre persone. E poi ci sarà con noi, con me Gabriele, anche Riccardo, che probabilmente molti di voi conoscono già, e che è il nostro responsabile commerciale. Io adesso passo la parola a Gabriele. Vi dicevo che abbiamo già previsto una sessione per le domande, quindi vi chiedo di o scriverci o aspettare, insomma, la sessione, a meno che non sia una cosa super urgente. Grazie, Gabriele. Grazie Marcella. Vai pure. Andiamo avanti. Ok, Ok. Allora, guardate, ne approfitto per fare solo un attimo una breve introduzione e presentarvi chi siamo, per chi non ci conoscesse ancora e qual è l'obiettivo della giornata di oggi. Spero che mi sentiate tutti bene. Dunque, come ha detto Marcella, io sono il responsabile commerciale di Emera Software Profese, che sono i due loghi. Che i due brand aziendali che rappresentiamo, facciamo parte del gruppo Lynx. Gabriele è uno dei nostri responsabili delle architetture che spesso si trova a confrontarsi con problemi di sicurezza e analoghi in ambienti enterprise. Quindi oggi è qui per supportarci in questo momento che vuole essere un momento divulgativo. Prima di tutto, chi siamo noi? Noi siamo una società che da tanti anni, ormai una decina d'anni, si occupa di introdurre sul territorio italiano quelle che sono tecnologie abilitanti alla digital transformation. Come vedete da questa slide, che è appositamente confusa e molto colorata, vogliamo trasmettere un po' quella che è la nostra copertura funzionale da quelli che sono i sistemi di agile integration, quindi tutto ciò che è environment ai servizi. Tramite uno dei nostri partner, che è WSO2, di cui siamo distributori esclusivi sul territorio italiano, a quelle che sono delle altre tematiche che ci permettono di aiutare i nostri clienti a fare quel percorso di digital transformation che in questo momento, diciamo, è richiesto praticamente a tutti. Quindi ci occupiamo di application modernization, quindi di farvi percorrere tutto quello che è il percorso da ambienti Java Legacy a ambienti cloud tramite soluzioni che permettono appunto una revisione degli ambienti Java Legacy e servizi. Ci occupiamo di tutto quello che è DevOps, quindi la possibilità di introdurre sistemi e soluzioni che aiutino a sviluppare in maniera più automatizzata, più strutturata, più agile ovviamente, fino a tutto ciò che comporta la digital adoption, ossia la possibilità di spiegare anche a utenti con cui non sono in contatto come usufruire di applicazioni web, quindi di web application, ed è anche un tema che anche gli analisti ultimamente non hanno ancora classificato, quindi molto innovativo. So che recentemente alcuni analisti hanno iniziato a disegnare alcune matrici, ma è sicuramente di interesse anche per il futuro, fino al tema di oggi che è quello della cyber security, che noi anneghiamo, tra virgolette, all'interno del tema DevSecOps. Per noi security è un qualcosa che si deve portare all'interno del processo di sviluppo. Puoi andare avanti, Gabri, per cortesia?
Grazie, vabbè, siamo io e lui, e questo l'abbiamo già detto. Grazie, ancora un click per cortesia. Ecco, dunque, quando noi abbiamo deciso con il nostro partner Sonatype, che sponsorizza questo evento, di cui noi abbiamo una bellissima maglietta e che è uno dei leader all'interno del mercato del DevSecOps e del Secure by Design, volevamo fare questo evento. Tra l'altro Sonatype ci ha fornito anche le slide, quindi grazie mille per il contenuto. Volevamo fare questo evento a livello divulgativo, ossia cercare di mettere a fattor comune tutto ciò che noi come Emerasoft andiamo dicendo negli ultimi 6 o 7 anni, ossia che ci sono degli ambiti diciamo dell'informatica, del mondo IT, che sono particolarmente appetibili ad attacchi da parte di malintenzionati. E quindi, visto che spesso ci troviamo a dover, come posso dire, spiegare il perché suggeriamo determinati approcci, abbiamo deciso di fare questo webinar proprio per mettere a fattor comune tutta una serie di elementi che pensiamo possano essere utili nel prendere decisioni per portare quella che è un ecosistema enterprise a un livello di sicurezza maggiore. Poi, improvvisamente, è arrivato questo screenshot nelle date testimonianza, un ordine esecutivo dalla Casa Bianca. E l'ordine esecutivo della Casa Bianca, che probabilmente tutti conoscerete, dice una cosa molto semplice. Visto che l'attacco informatico ormai è un pandemico, per usare un termine brutto ma ad effetto, ecco, ci infastidisce e va a intaccare la vita quotidiana di tutti i giorni, e molto spesso lo vediamo, attacchi alle banche, sistemi idrici, sistemi del gas, hacking su autovetture, ultimamente ho letto di hacking sui monopattini elettrici e via dicendo. E la Casa Bianca dice: ma se questo non è più un problema isolato al mondo del software che sta là, il mondo del software c'è talmente pervasi che questo è un problema di sicurezza nazionale. Punto. Quindi, per proteggere la nazione e i cittadini, la cyber security deve essere regolamentata a livello nazionale. E questo cosa comporta? Comporta, se poi volete andarvi a leggere tutto il papiro della Casa Bianca, che il settore pubblico, gli Stati Uniti adesso, e il settore privato dovranno lavorare a stretto contatto affinché ciò che viene prodotto dal settore privato non vada a creare problemi a nazione e cittadini. E dall'altro canto, il settore pubblico deve assolutamente rivoluzionarsi per arrivare a garantire un livello di sicurezza informatica tale per cui questo problema non sia più dannoso per nazione e cittadini. Molto, molto lineare e molto semplice. Ovviamente tutto quello che è stato deciso dalla Casa Bianca si rifletterà fra poco a livello internazionale, perché vuol dire che se tu vuoi lavorare con qualcuno, quindi tutto il mondo vuole lavorare con gli Stati Uniti, se tu vuoi lavorare con qualcuno che di fatto ti dice: tu per lavorare con me devi garantirmi questi requisiti, che se leggete il testo sono requisiti che verranno resi pubblici tra 30 e 45 giorni tra il NIST e il Ministero degli Interni, eccetera, 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 vuol dire che tutto il mondo deve riflettere su cosa vuol dire prepararsi ad avere determinati requisiti di sicurezza informatica all'interno del proprio ecosistema. Questa cosa qua potrebbe scalare a livello di singoli governi, dall'Unione Europea a tutti i governi. Quindi, dopo che la Casa Bianca ha emanato quest'ordine esecutivo, il tema della cyber security non è qualcosa che viene a rompere le scatole solo a noi che ci occupiamo di informatica. È qualcosa di definito e che sarà sicuramente definito nei prossimi giorni. Una cosa molto importante, se andate a leggere la sezione 4, capitolo 7, è il tema della software bill of material all'interno della software supply chain. Il testo dice una cosa molto semplice, che il software non è codice. Il software è una parte di codice, più o meno ampia, che viene prodotto da una serie di strumenti con una catena più o meno ampia,
che vanno rilasciati su sistemi che possono essere on-premise, cloud, misti, eccetera, eccetera. Il tema focale di tutto questo papiro di cui avete qui lo screenshot è che tutta la supply chain va garantita. Quindi se io sono sul cloud devo garantire la parte cloud, ma il cloud tendenzialmente sono già garantiti da chi lo propone, quindi vari Amazon, Google, eccetera, eccetera, Azure e quant'altro. Devo garantire che il network sia a posto, ma ormai il network è del cloud, quindi anche lì diciamo che è un problema che io posso ribaltare a terzi. Ma poi c'è tutta la parte del codice, e uno mi dice, ma io il codice che scrivo in casa lo controllo, faccio tutte le analisi e via dicendo. Perfetto. E a questo punto la sezione 4, paragrafo 7, ci viene in aiuto. E Biden ci dice, cari ragazzi, se volete lavorare con noi, dovete darmi il software Bill of Materials. Che cos'è? È la lista di tutto ciò che compone la vostra applicazione. E questo è molto importante perché le applicazioni non sono composte dal software che uno scrive, o sono anche composte dal software che uno scrive, ma dal 99% sono composte dalle librerie che si scaricano dai repository online, tendenzialmente nel 99% dei casi oggetti open source. Quindi tutto questo malloppo della Casa Bianca, in definitiva, al di là di tutti quelli che sono ovviamente i rischi correlati al deploy, eccetera, eccetera, ragazzi, fate attenzione perché vogliamo sapere che cosa ficcate dentro il vostro software. Vogliamo sapere se noi, governo federale, e poi, come dicevo, questa cosa si può estendere a tutti i governi a livello mondiale, se voi volete lavorare con noi, dovete dimostrarci cosa caspita state mettendo all'interno del vostro software, che cosa ci state vendendo e cosa stiamo utilizzando noi. E questo vuol dire essere in grado di creare la bill of material, quindi la lista di tutte le componenti software di terze parti che io propino ai miei clienti mettendola all'interno del software della mia applicazione. Oggi l'intenzione era quella di andarvi a spiegare, ma non a spiegare, a rendere palese, a condividere quelli che sono la maggior parte degli attacchi che vengono effettuati al giorno d'oggi e che non sono fatti sul network, che è protetto dai firewall, che è protetto, eccetera. Non sono sul vostro codice che non conosce nessuno, ma avvengono sulle librerie open source che scaricate dalla rete e che mettete all'interno delle applicazioni. Ieri sera poi Biden mi ha chiamato e mi ha detto... mi ha chiamato lui e mi ha detto, Riccardo, so che domani hai fatto un webinar, per cortesia sensibilizza il territorio. E gli ho detto, certo John, non ti preoccupare, ci pensiamo noi. Quindi, a parte gli scherzi, anche se la cosa è veramente poco, poco divertente, adesso Gabriele ci racconterà come avvengono determinati attacchi. E scusa Gabriele, dico solo un'ultima cosa. Molti di voi sanno cos'è il Maven, cos'è il Maven Central, cos'è il Nexus OSS. Pochi di voi sanno che l'azienda che sta dietro a queste, che sono le tre più grandi community open source al mondo, è Sonatype, che è l'azienda con la quale in partnership noi proponiamo delle soluzioni che vanno a coprire questo tipo di problemi. Ma il tema fondamentale di oggi è che noi utilizziamo codice non nostro, perché lo scarichiamo, lo mettiamo lì. Due, i container, noi utilizziamo container o immagini container che non sono nostre, le scarichiamo dalla rete e molto spesso ci portiamo in casa dei problemi che non sappiamo. Tre, oggi come oggi, dato che siamo molto cloud oriented, ci piace l'infrastructure as a code, quindi la possibilità di creare ambienti tramite il codice, che intrinsecamente si portano dietro tutta una serie di problemi di sicurezza, perché molto spesso quando io vado a scrivere il codice per infrastruttura mi dimentico, o lo sviluppatore si dimentica, perché lo sviluppatore non è responsabile della sicurezza, si dimentica di mettere determinati paletti all'accesso.
e questo crea un grosso problema. Ultimo, dato che voi sapete tutti cos'è Maven e come si sviluppano le applicazioni utilizzando le dipendenze, e Gabriele fra poco ci farà proprio un approfondimento sul tema delle dipendenze, è ormai notizia diffusissima che grazie al bellissimo gioco delle dipendenze, i signori qui dietro, inquietantissimi, non vanno più a leggere quelle che sono le 20 vulnerabilità più diffuse al mondo nel mercato dell'open source, quindi se io voglio attaccare l'azienda X basta che vado a utilizzare queste 20 vulnerabilità e una ce l'ha, ma sono passati al livello dopo, ossia sono loro che iniettano all'interno della community delle librerie con appositamente presenti delle vulnerabilità. Quindi poi queste vulnerabilità, come Gabriele ci spiegherà, si vanno a propagare all'interno di tutto il mondo che lavora a dipendenze e loro basta che seguono, risalgono la corrente come il salmone e vanno a beccare esattamente dove sta la vulnerabilità che hanno iniettato. Quindi, come vi dicevo, adesso lascio la parola a Gabriele, l'obiettivo di oggi è condividere con voi semplicemente dei casi, degli eventi che sono successi, come quello che viene citato in questa slide, famosissimo, Equifax, furto di 100 milioni di utenti di accesso al credito, fugo di identità pazzesco dovuto a una vulnerabilità CVE. Sì, dovuto a una vulnerabilità, appunto come possiamo vedere, che è stata tra l'altro trovata, scovata, curata, ma come dicevi giustamente tu, questo fatto di condividere le dipendenze ha fatto sì che queste dipendenze appunto malevoli fossero usate poi successivamente, oltre che da Equifax, anche da Fortinet. Quindi lo stesso bug, lo stesso problema a 2 anni di distanza, quindi una distanza che possiamo considerare anche siderale in questo periodo, perché in 2 anni le vulnerabilità vengono scoperte, notificate e risolte. A distanza di 2 anni, questo errore, questa vulnerabilità è di nuovo stata utilizzata, sfruttata dagli hacker, e quindi Fortinet si è trovata nella stessa situazione. Questo perché appunto, come dicevamo prima, abbiamo dei casi in cui la vulnerabilità non è insita nel codice stesso magari, ma arriva da quel concetto che possiamo considerare, come viene illustrato in questo slide, di upstream, cioè quello che è liberamente accessibile, no? Quindi appunto le dipendenze, la replica dei repository, eccetera. Quindi abbiamo questi 3 punti di attacco che possono avvenire all'interno della nostra software supply chain, che appunto è l'upstream, quindi quello che troviamo sulla rete, il midstream, quindi la fase di sviluppo, di deploy, di assemblaggio proprio del software, di nuovo in questo caso magari non ancora dipendente da magari nostre implementazioni, e poi l'ultima parte, il downstream, quindi quello che noi sviluppiamo, che rilasciamo e che diventa esso stesso liberamente accessibile anche ad altri. Ecco, scusa Gabriele, possiamo dire in fin dei conti che la prima caso di vulnerabilità che uno può sfruttare è il fatto che si usano spesso librerie con release molto vecchie che portano dietro vulnerabilità ormai note, stranote, presenti da 10 anni. Esatto, è proprio il caso che vedevamo precedentemente, no? Il fatto che una vulnerabilità scoperta 2 anni prima, appunto come dicevo prima, 2 anni oramai sono alla distanza siderale, quante release possono essere prodotte nel giro di 2 anni, soprattutto se un bug è riconosciuto. Quindi è proprio il motivo che dicevi tu, cioè io sfrutto ancora una libreria obsoleta, una libreria vecchia, e quindi potenzialmente mi porta dietro ancora questo bug all'interno sempre della mia supply chain, no? Noi appunto partiamo dal presupposto che tutto quello che andiamo a sviluppare, implementare, lo vogliamo rendere anche disponibile agli altri. Quindi andiamo a pubblicare su GitHub il nostro codice, le nostre librerie. Il nostro codice o le librerie di terze parti vengono
replicate. Vengono replicate perché GitHub funziona così, possiamo fare dei fork del repository, possiamo farne dei cloni, ok? Quindi in questo modo distribuiamo molto velocemente, nel senso che le repliche di GitHub avvengono molto velocemente, con molta semplicità e su milioni di utenti, di sistemi all'interno dell'ecosistema, ok? Quindi in questo modo in un attimo riusciamo a propagare queste vulnerabilità in un attimo appunto su milioni di utenti o di casi potenziali. Mi pare, Gabriele, che parlassimo di te pochi giorni fa di quel caso, adesso non mi ricordo il nome, di una società di software che rilascia il software on-premises, però in modalità completamente distribuita, sì. E praticamente, se non ricordo male, un cliente si è accorto di una vulnerabilità perché nell'ultima distribuzione, tramite il famoso build a dipendenze, esatto, si sono portati dietro una libreria che non era la diretta, ma faceva parte di una dipendenza, eccetera, eccetera, che conteneva una vulnerabilità critica molto pesante ed è stata distribuita, mi pare, Gabri, correggimi se sbaglio, a 10.000 clienti. Sì, una cosa del genere. Noi dobbiamo partire dal fatto che noi ci fidiamo di quello che è nell'open source, ok? Perché l'open source è proprio una comunità essa stessa, quindi ci fidiamo di quello che viene pubblicato e dobbiamo fidarci di quello che viene pubblicato, ok? Questo open source è disponibile a tutti, proprio per il suo concetto, e tra l'altro, come si può vedere in questa slide, proprio questa ampia distribuzione fa gola anche ai grossi calibri. Possiamo vedere che ad esempio Microsoft ha acquisito GitHub per una cifra di tutto rispetto, perché parliamo di più di 7 miliardi di dollari, no? Quindi c'è anche l'interesse da parte dei grossi distributori di accaparrarsi questo pacchetto di librerie, di dipendenze, di software pubblicamente distribuito, software utile, ripetiamo, perché comunque tutto il software che è all'interno dell'open source non è tutto malevole, è tutto software utile. Abbiamo dai driver JDBC agli application server, abbiamo di tutto a livello di open source. Tra l'altro, scusami, correggimi se sbaglio, ma anche i più grandi vendor di software internazionale all'interno dei loro mega prodotti utilizzano, certo, vagonate di, certo, librerie open source. Perché, scusami, uno dei vantaggi dell'utilizzare delle librerie open source, come dicevi tu, uno è la community, quindi tanta contribuzione che fa sì che le varie librerie siano l'eccellenza per quella specifica funzionalità. Cioè, utilizzare una libreria vuol dire ormai trovare il top di quella funzionalità che mi serve all'interno della mia applicazione. Sì, perché devi pensare che comunque all'interno dell'open source ci sono appunto tutti gli sviluppatori, quindi qualsiasi esigenza potenzialmente viene implementata, viene portata avanti. Non c'è più solo una strategia legata puramente al marketing. Questo mi frutta tutto, quindi la implemento, la porto avanti. C'è proprio anche un discorso inverso, cioè io ho interesse in questa funzionalità, quindi la sviluppo e la rendo disponibile agli altri. Quindi automaticamente gli altri avranno questa funzionalità nuova e io mi faccio così, posso farmi carico di quello che ho implementato, ma a mia volta posso sfruttare lo stesso discorso che fanno altri sviluppatori su funzionalità che loro hanno pensato e hanno immaginato. Quindi c'è una fiducia totale all'interno dell'open source e non può che essere così, ribadiamo. Se sei d'accordo, andrei a vedere un attimo alcuni casi reali. Tu ne hai già citato qualcuno, andiamo a vederli un pochino così più in dettaglio su questi casi. Abbiamo il caso di GitPaste 12, che era un malware che era stato distribuito, era un wormer più botnet. La curiosità di questa particolare vulnerabilità è che, al di là di come agiva, è che è stata trovata, curata, quindi è stata distribuita una soluzione a questa vulnerabilità, ma dopo un mese è uscita la seconda release della vulnerabilità stessa. Quindi anche lì c'è un discorso di
di progressione, okay? Cioè c'è un'evoluzione di tutte queste tipologie di attacchi, proprio perché potenzialmente possono essere scovati, allora si cerca anche di andare avanti nell'implementazione di nuove release di bug fondamentalmente. Tra l'altro scusami, anche qui dimmi se dico una stupidaggine o meno, ma da alcuni ricerche che ho letto sembra che il tempo dall'exploit, cioè da quando io vado la vulnerabilità viene scoperta, mm-hmm, a quando partono i primi attacchi non passano 24 ore. Beh, certo, ci sono i tempi tecnici per trovare la vulnerabilità, per scoprire che si tratta effettivamente di una vulnerabilità, perché probabilmente magari non era un malware o qualcosa del genere, ma era proprio solo un errore a livello anche architetturale o di sviluppo. Ok, quindi bisogna fare delle analisi abbastanza accurate, e quindi bisogna scovare quelle che sono effettivamente delle vulnerabilità. Nel momento in cui vengono scovate, come dici giustamente tu, non ho immediatamente la ricetta, perché devo trovare la soluzione corretta. Sovente si passa magari per una sorta di workaround prima di implementare effettivamente una soluzione vera e propria. Perché tipicamente nel momento in cui vengono scoperti dalla community vengono segnalati al NIST piuttosto che li aggiunge a quelli che sono i database pubblici, e a quel punto lì sono pubblici. Quindi chiunque... E quindi ci sa che quella libreria ha quella vulnerabilità, quindi di fatto gli hacker sono i primi che consultano i database pubblici relativi alla vulnerabilità, e quindi fanno lì il carrello della spesa, questa sì, questa banca, questa cielo, certo, e iniziano a prendere di mira a caso e poi passano, ecco. E c'è tra l'altro anche una... Gli hacker non è che solo che vanno a vedere quelle vulnerabilità, ma lavorano anche per essere... così diciamo più facilmente distribuibili, no? E questo è uno dei casi eclatanti, il fatto di sfruttare un nome simile ad un software ampiamente distribuito per creare una libreria, una dipendenza, che caricasse degli script che fondamentalmente aprissero una vulnerabilità nel momento in cui venivano eseguiti. Qua che cosa si sfrutta? Si sfrutta magari una piccola disattenzione, una distrazione nel censire la libreria, la dipendenza che si vuole sfruttare. Questo software va in linea di produzione così com'è, portandosi dietro questa dipendenza che è malevola, non è la dipendenza effettiva che si voleva scaricare, e come potete vedere questo pacchetto è stato scaricato da oltre 40 milioni di download, quindi una cifra considerevole. Okay? Se questi 40 milioni di download fanno parte di un software che è ampiamente distribuito, attacca quanti client? È difficile anche poi da calcolare alla fine l'effettivo danno che questa libreria può andare a causare. Ecco, scusami, faccio solo notare una cosa, che su ogni slide, come vedete, in basso c'è la referenza al blog Sonatype, che è accessibile a tutti, dove si possono trovare moltissime informazioni su quelli che sono tutti i temi legati a vulnerabilità di librerie, codice, container e quant'altro. Quindi se volete poi fare degli approfondimenti anche per conto vostro, il https://blogsonatype.com, ci sono tutte le informazioni che per fare qualsiasi tipo di approfondimento. Esatto, e queste appunto sono vulnerabilità che sono, come dicevi giustamente tu, sono state trovate attraverso Sonatype. Qua ne abbiamo un'altra, quindi una DLL che si va ad includere all'interno di un gioco che contiene all'interno appunto questo codice offuscato che permette di aprire tutta una serie di porte, ok? E quindi l'alta distribuzione di questi giochi fa sì che molti client appunto vengano in qualche modo attaccati. Quant'è la distribuzione di un gioco? Qua andiamo a leggere, siamo intorno ai 280.000 download settimanali, quindi 280.000 persone settimanalmente che sono potenzialmente attaccate da questa DLL che veniva distribuita.
Un'altra forma è il fatto di creare così, questa sorta di dipendenza che potrebbe essere un qualcos'altro. Okay? Se andate a vedere il grafico con cui va a crescere il numero di download all'interno del tempo, potete notare come dal momento in cui viene scoperta la crescita sia logaritmica, perché nelle ultime 4 settimane la crescita è passata da poche migliaia di download a oltre 8.000 download in un attimo, nel giro proprio di breve tempo. Quindi immaginatevi quanto sia importante sia che appunto il bug sia riconosciuto, sia censito, sia curato, ma oltre a questo ricordiamoci che deve essere distribuita questa patch, questa cura, questa libreria appunto corretta. E in questo caso appunto si può vedere come il tempo sia tiranno in questo senso, perché dal momento in cui viene scoperto al momento in cui effettivamente è stata curata in toto, il lasso di tempo è molto breve. Ecco, scusami Gabriele, da un punto di vista, dato che cioè, tu sei il manico degli architetti, da un punto di vista di architettura dell'applicazione, no? Uh-huh. Uno dei temi che noi cerchiamo di spingere tantissimo è il tema del secure by design, ossia non aspettare l'ultima fase prima del deploy per fare verifiche di sicurezza e quant'altro, e non ti fidare solo della sicurezza di frontiera, perché la sicurezza di frontiera a un certo punto ha tutti i suoi limiti per la sicurezza di networking e quant'altro. Secondo te, quant'è il vantaggio di andare ad inserire una verifica su quelle che sono le vulnerabilità che mi porto in casa nella prima fase di coding, oppure addirittura quando io vado a scegliere le librerie dicendo facciamo adesso un ragionamento sulle librerie che servono e decidiamo di usare queste piuttosto che quelle, perché alla fine non devo poi in fase finale farmi tutte le verifiche. Tu cosa ne pensi? Allora, sicuramente va effettuata una verifica in tutte le fasi, perché in base al primo grafico che vedevamo, cioè i 3 punti di attacco, se io agisco solo sulla fine, ormai il danno è quasi fatto. Okay? Sì, posso bloccare magari la distribuzione del software, però intanto ho speso tempo nel studiare il software, fare un'architettura, svilupparlo, testarlo e predisporlo alla distribuzione. Ho speso del tempo e poi cosa faccio? Arrivo alla fine e dico no, questo qua non è più valido, non è sicuro, non lo distribuisco, non posso fare altrimenti. Ti rendi conto che ho speso del tempo, quindi parlo di spendere proprio perché si tratta di soldi, per un qualcosa che non è adatto ad essere distribuito, ok? Quindi cosa devo fare? Oltre a quello che ho speso prima, devo di nuovo rispendere per trovare la soluzione, ripartendo da capo e potenzialmente rieseguendo gli stessi errori. Ecco, scusami Gabriele, mi viene in mente una domanda che sicuramente puoi approfondire. Immaginiamo che io stia sviluppando un'applicazione che, come vediamo, si porta dietro delle librerie che hanno un bel po' di dipendenze, no? Uh-huh. E ce n'è una in particolare che se ne porta dietro tante. Io sviluppo, metto in produzione. A un certo punto decido che Riccardo e Gabriele hanno detto cose interessanti, no? E inizio a verificare se ho delle vulnerabilità lì. Ne becco una su una libreria che si porta dietro, tipo adesso non mi ricordo quale, che mi dicevano, si porta dietro 127 dipendenze, no? Quindi è una cosa bella massiccia. A livello di impatto sull'applicazione, cosa vuol dire sfilare quella con tutte le dipendenze che si porta dietro e infilarne un'altra? Che impatto può avere sullo sviluppo e su quell'applicazione? Allora, dipende molto dal tipo di libreria. Naturalmente, se hai accesso a una versione della libreria corretta, che cosa succede? Che è un cambiamento di versione, molto ovviamente ci sarà
sicuramente da effettuare una nuova build del software. Sicuramente ci sarà da reimplementare qualche parte di codice, però intanto tu ti sei tolto, vogliamo chiamarlo col termine, il tumore, ok? Quello l'hai tolto. Adesso applichi la cura. Applichi la cura al sistema periferico in modo da andare a gestire la nuova libreria. A livello di dipendenza, certo, il tempo che spendi per tirare dentro un'altra libreria è molto poco. Avrai sicuramente una parte di refactory dell'applicazione, di test dell'applicazione, però magari è solo il test mirato a quella componente che vai a sostituire. Nel caso che facevo in precedenza, invece, tu hai una vulnerabilità che non sai che cosa vada ad attaccare. Okay? Se invece individui qual è la libreria esatta, allora sì che sai dove andare a intervenire, sì che sai dove andare a curare. Quindi sicuramente avrai una spesa aggiuntiva, ma che è nettamente inferiore, okay? E che ti permette in tempi più brevi di essere pronto ad andare online. Quindi avere la possibilità di analizzare tutte le librerie che ho e capire se quelle affette hanno solo una versione, cioè c'è una versione che può togliere la vulnerabilità, è qualcosa che aiuta anche molto a livello di sviluppo, giusto? Sì, contiamo anche, stavo cercando proprio di andare avanti un attimo nella slide, visto quanto stai portando avanti come discorso, contiamo che non sono più solo i client ad essere presi di mira, ma appunto già gli sviluppatori, proprio perché si punta con questo sistema a entrare nel sistema di distribuzione del software, di sviluppo e di distribuzione del software, quindi non tanto a pungere ad andare a inserire questo software malevolo all'interno di una particolare applicazione, ma si tenta proprio di andare a monte, okay, in modo da cercare di rendere il più disponibile possibile questa libreria o questa dipendenza che porti all'interno appunto queste problematiche. Quindi chi è preso di mira adesso? Come vediamo sono proprio gli sviluppatori, quindi la supply chain, chi sfrutta Jenkins, chi sfrutta Maven viene potenzialmente attaccato proprio per questa ragione. Perché il software malevolo viene esposto attraverso una dipendenza, se all'interno del mio, poniamo il mio POM XML, il file di Maven, non vado a curare questa cosa, me la porto dietro all'interno del mio applicativo o all'interno della mia libreria che poi distribuisco e quindi altri vanno ad integrare, quindi cosa ho fatto? Sono il portatore della dipendenza malevola, io che invece penso di fare il software in maniera corretta. Che cosa abbiamo sotto mano? Dobbiamo innanzitutto fare molta attenzione a come andiamo a configurare i tool di DevOps. Dobbiamo fare molta attenzione alla nostra supply chain, al sistema di continuous integration, continuous delivery, ok? Ma dobbiamo soprattutto fare in modo che queste attenzioni, queste analisi che andiamo a mettere in campo non sia solo un'analisi sulla base di quello che noi abbiamo adesso, quindi le dipendenze che andiamo a gestire, eccetera, ma deve essere un'analisi che non è statica, ma è dinamica nel tempo. Devo capire che cosa sto facendo, devo capire quali problemi mi posso potenzialmente portare dietro e devo capire come curarli anche in previsione di un'analisi futura. Ok? Quindi il messaggio che vuoi dare è quello di fare, cioè di mettere tanti gateway attraverso cui far passare il software, sì. Perché anche se io sono in una fase di secure by design, ci può essere sempre il caso in cui la vulnerabilità venga scoperta in seguito. Esatto. Quindi ho bisogno. Ti dirò di più, potrebbe darsi che, e vado all'esempio successivo, che non venga scoperta direttamente da me,
Perché cos'è successo per un problema legato alla sopraincendio di Sita? È successo che le compagnie aeree avessero problemi per emettere i propri biglietti. Quindi tutti quanti si appoggiano al software emesso da un organismo, okay? E tutti quanti si appoggiano a quello senza avere l'evidenza che quel software, che quel servizio in qualche modo è forabile. Okay? Quindi io sono sicuro anche di quello che ho fatto al mio interno, okay? Perché mi fido di quello che mi arriva da altri, però mi porto dietro inconsapevolmente questo errore. Così come chi ha messo in piedi questo sistema non si è accorto appunto del fatto che stava distribuendo, oltre che un servizio, anche un sistema malevolo. Okay? E quindi va a creare del danno. Quindi no, non è un danno che mi sono arrecato io, perché non ho fatto attenzione io, ma sono io che vado ad arrecare un danno a un altro ente che si fida di me. Un altro esempio che vorrei portare avanti, sempre a proposito di quello che dicevamo prima, cioè non è solo l'utente finale, ma è chi sviluppa, chi sistema, chi mette in piedi il codice, fare molta attenzione ai propri repository, perché appunto in questo esempio alcuni ricercatori hanno trovato cartelle che dovrebbero essere in qualche modo protette, che invece erano libere. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che io potenzialmente posso entrare all'interno di un repository e posso distribuire direttamente il repository. Ok, quindi posso distribuire dei dati che magari sono anche strategici, magari non voglio appunto che vengano resi pubblici, e invece attraverso un attacco posso agire ancora prima. Cioè non sono più neanche nella mera distribuzione del software, ma sono ancora prima, il software non è stato ancora distribuito, ma io posso distribuire il codice in qualche modo, senza che chi l'ha implementato se ne renda conto fondamentalmente, e quindi posso mettere in maniera molto più attaccabile appunto il software, perché parto ancora da prima, noi qua siamo ancora in fase di sviluppo. Quindi qua siamo a livello di alfa e beta, via. Sì, no. Non siamo ancora neanche partiti per implementare, eh? Cioè siamo giusto lì facendo qualcosa, non siamo neanche partiti a creare il pacchetto da deployare, anzi, scusami, stiamo implementando. Benissimo. Altro caso curioso è il caso Codeco, che aveva appunto rilevato un bug, ma attraverso il suo sistema di bash uploader, appunto sfruttando questo sistema di upload delle proprie librerie, si è provveduto a iniettare del codice che attraverso variabili di environment pubblicava dati sensibili. Quindi io ho una situazione paradossale nel quale vado a usare un sistema che dovrebbe essere la cura per un altro sistema per iniettare ulteriore codice malevolo. Ok, quindi non solo più mi fido degli altri, ma mi fido addirittura della cura, ma la cura è malata anch'essa. Sì, come hai fatto vedere prima nel caso delle compagnie aeree, anche in questo caso io sfrutto il software di qualcun altro che inavvertitamente si è portato all'interno del proprio pacchetto una libreria con una vulnerabilità seria, quindi è diventato il suo pacchetto portatore sano di una vulnerabilità di una terza parte. Qua viene proprio sfruttato anche un prodotto, quindi fare attenzione anche a quello che viene prodotto, scusa la ripetizione, appunto qua viene sfruttata una funzionalità del prodotto che come funzionalità dovrebbe essere sicura, dovrebbe essere un tipo di cura, e invece viene sfruttata proprio per... E quindi, scusami, questo va proprio nell'ottica in cui la Casa Bianca ha reso pubblico l'ordine esecutivo, dicendo guardate che voi non solo col prodotto mi dovete dare anche la bill of materials di tutto quello che mettete dentro il vostro prodotto, perché potrebbe essere che ci sia una vulnerabilità che poi mi può causare dei danni, giusto? Esattamente, perché appunto al di là delle ragioni che uno possa avere, che possono essere magari ragioni di un hacker che vuole far danno, ma possono anche essere ragioni inconsapevoli, io potenzialmente posso andare a mettere in piedi un sistema che
non è ben implementato e quindi e rende altri sistemi soggetti a rischi. Ok? Per arrivare un attimo a quello che dicevi tu, vorrei solo passare un attimo dalla questione di sfida sugli impatti che appunto può avere questa ricerca, perché innanzitutto bisogna riuscire a tenere traccia di tutta la distribuzione di questo software, ok? E soprattutto, come dicevo prima, avere un'analisi costante nel tempo di quello che viene pubblicato, proprio perché non si ha la certezza che ciò che viene pubblicato sia sempre sicuro, ok? C'è un'evoluzione, come diciamo prima, anche dello stesso software malevolo che viene portato avanti. Quindi, da dove parte la sfida principale? Proprio da quello che dicevi tu. Cioè, io devo partire dal censire la bill of material, quindi che cosa il mio software si porta in casa. Se io attuo già questo tipo di censimento, so esattamente con che cosa ho a che fare, okay? So qual è il software che integro, so quali sono le dipendenze che vado a portarmi all'interno e quindi sulla base di questo posso fare delle analisi più accurate. Se io so che al mio interno ci sono 10 librerie e faccio un'analisi su queste 10 librerie, potenzialmente ne posso trovare qualcuna che appunto porta all'interno delle vulnerabilità. Che cosa faccio a questo punto? Vado a censire solo questa libreria come vulnerabile, quindi se rendo pubblica questa conoscenza, capirai che chi a sua volta ha stilato una lista delle dipendenze automaticamente sa esattamente che cosa fare in tal senso. Okay? Quindi io parto dal top, dall'upstream, creo appunto questa lista delle dipendenze e in questo modo posso essere più sicuro di quello che vado a implementare e di quello che vado a integrare per poi essere deployato. Penso che ci sia anche un aspetto che, vabbè, qua è marginale, ma di copyright rispetto a quello che mi porto in casa. Sì, certo, sicuramente c'è anche quello, cioè la bill of material viene anche censita per questo motivo, perché devo anche comunque fare attenzione alle licenze, al tipo di distribuzione che facciamo. Come dicevi giustamente tu, molti grossi enti si appoggiano all'open source, però sovente l'open source prevede che il software sia distribuito gratuitamente, okay? come previsto. Quindi io, anche da quel punto di vista, dal punto di vista legale, devo essere pronto nel momento in cui integro una dipendenza che ha una certa licenza, ad integrare la mia licenza stessa e quindi il mio fattore commerciale. Okay? Quindi il fatto di avere una bill of material ben strutturata ci permette di appunto attuare una scansione periodica di quello che abbiamo e di attuare dei controlli sia all'interno del nostro software sia controlli perimetrali, controlli sull'utilizzo ad esempio del network, sull'utilizzo delle risorse. Okay? Posso fare tutta una serie di verifiche proprio per vedere se il software che vado a integrare è di buona qualità, di scarsa qualità o addirittura si contiene delle potenziali vulnerabilità. Abbiamo parlato più in dettaglio di Sonatype, appunto del fatto che queste vulnerabilità fossero state riscontrate da Sonatype stesso. Abbiamo qua tutta una serie di soluzioni che possono essere attuate proprio per poter iniziare a gestire queste vulnerabilità nelle tre fasi, quindi l'upstream, al midstream, per arrivare fino al downstream. Diciamo che Sonatype ha fatto di questo un po' la sua ragione di essere, non solo gestendo le community, ma anche supportando chi utilizza i pacchetti delle community a difendersi da questi problemi che si incorrono nell'utilizzo delle librerie, quindi tutte le vulnerabilità.
Adesso Sonatype ha una piattaforma molto ampia, copre tutto, come dicevi tu prima, tutto quello che è il ciclo interno, ma soprattutto si concentra anche molto sul tema del Secure by Design, non solo delle librerie, quindi la possibilità di bloccare il download di librerie vulnerabili dai vari repository online, quindi così non le vado a mettere all'interno del mio SDLC, esatto, ma anche sul codice sorgente, quindi tramite una nuova componente che si chiama Muse, vado proprio ogni volta che faccio una commit a verificare se sto iniettando bug di sicurezza. Da quest'anno ha rilasciato per il lifecycle anche l'infrastructure as a code pack per andare a individuare bachi di vulnerabilità sul codice dell'infrastruttura, quindi per far sì che io non vada a corrompere il cloud grazie a qualche bacco di sicurezza, e si sta concentrando molto sulla parte di container. Quindi esatto, tutto ciò che abbiamo analizzato con la nuova piattaforma di Sonatype è completamente gestibile. Anche il fatto di andare a scoprire vulnerabilità in seguito a quando sono messi in produzione, perché avendo la bill of materials automatica, man mano che io vado in build, Sonatype mi traccia tutte quelle che sono le librerie che mi porto in casa. Una volta che è in produzione, l'intelligenza di Sonatype lo sa, quindi anche se dovesse venire scoperta in un momento seguente, mi avvisa dicendo: guarda che in produzione hai qualcosa che... Hai qualcosa che potrebbe non andare bene. Sì, sì, esatto, esatto. Quindi mi permette di... Sì, scusate, il fatto che ci sia questa analisi costante a livello di supply chain permette proprio a Sonatype di poter gestire tutte queste vulnerabilità, e non solo, anticipare anche eventualmente la pubblicazione di vulnerabilità, perché un conto è quando io ho a che fare col firewall che mi individua quello che è già noto, ok? Quindi evito di scaricarmi qualcosa che potenzialmente mi può creare del danno. Ma in tutta la parte di lifecycle, io invece posso andare a curare, a gestire quanto sto implementando, quanto sto integrando anche a livello di libreria. Quindi magari io mi ero già accorto che avevo una libreria che era potenzialmente fallata, ma che cosa succede? All'interno magari me la sto comunque importando per qualche strana ragione. Invece in questo modo posso essere così, posso accendere un campanello d'allarme che mi dice: occhio che hai questa libreria che potenzialmente ti può creare del danno. Una cosa che apprezzo molto della piattaforma è il fatto che non solo ti dica tutte le librerie che sono sui repository pubblici, eccetera, eccetera, tramite i database, ma che Sonatype vada anche a verificare se ci sono delle nuove librerie. Quindi il suo team di ingegneri spesso scova delle vulnerabilità prima di altri e ti dà anche le suggestion, quindi ti dice esattamente come poter rimediare. Secondo me questa qua è veramente molto valida come approccio, perché fa risparmiare un sacco di tempo e denaro nel momento in cui devo andare a fare il fixing di tutto quello che ci hai spiegato. Dà anche una capillarità sull'evasione della libreria, perché succede, cioè io che ho una libreria e certo, questo è un problema, la curo nel tempo. Quindi Sonatype, che cosa ti fa vedere? Ti fa vedere che quella particolare versione è bacata e quindi ne puoi scaricare una successiva. O il contrario, magari ti informa del fatto che è uscita una nuova versione della libreria, ma quella contiene appunto un malware potenzialmente, quindi non andare sull'ultima, vai su una più vecchia, che ti dà un grafico dettagliato su tutto questo. Sì. Vabbè, qua giusto un po' di dati, giusto per capire un attimo appunto come quello che dicevamo prima, fondamentalmente il fatto che appunto Sonatype sia perennemente in scansione sul codice che viene distribuito, proprio per anticipare il discorso di sicurezza, no? Quindi sì, appunto il fatto che il repository che vanno costantemente a integrare permetta agli sviluppatori di evitare di portarsi in casa del software malevolo e quindi a loro volta di redistribuirlo sulla rete. Una cosa interessante, e poi direi che ho notato che abbiamo fatto anche tardi, è che soprattutto nel nostro territorio chi ha dapprima avuto sensibilità sul tema dell'utilizzo dell'open source sono le pubbliche amministrazioni, perché
l'Agid dice che devono usare tanto open source per costo, per condivisione, eccetera, eccetera, eccetera. E devo essere sincero che la pubblica amministrazione italiana ha fortemente integrato Sonatype all'interno dei loro sistemi per ridurre notevolmente quelle che sono le possibilità di attacco. Quindi rispetto al buon Joe sono arrivate un po' prima, anche se... Sì, devi considerare anche che la pubblica amministrazione è gioco forza usata da tutti, perché un conto è se tu distribuisci un software che è commercialmente valido, quindi la gente se lo scarica, però sulla pubblica amministrazione tu sei quasi vincolato ad utilizzarlo, perché comunque i tuoi documenti d'identità li devi fare, i comuni ci devi andare per... E quindi comunque loro ben venga che siano stati tra i primi ad accorgersi di questa potenzialità e quindi ad integrare appunto Sonatype stesso. Ok? Perfetto. Allora, direi guarda, che... siamo arrivati oltre, dovevamo arrivare fino alle 4, abbiamo già sforato. Se avete domande, dubbi, perplessità, siamo qui, se sappiamo vi rispondiamo, altrimenti prendiamo appunti, vi rispondiamo offline. Non vogliamo rubarvi più di quanto avevamo detto. Ciao, scusate, volevo solo avere informazione se sono disponibili queste slide. Assolutamente sì. Marcella poi ve le fa. Grazie. Sì, esatto. Assolutamente. Grazie. Ci mancherebbe. E anche i vari link delle varie informazioni che abbiamo reperito e che vi abbiamo portato. Sì, sì, su ogni slide, come avete visto, sotto c'è un link a un blog, che è quello di Sonatype. Vi invito a visitarlo, è molto, molto ricco. Tra l'altro vi invito anche a leggere il blog sul dependency management, che vi chiarisce molto le idee sui rischi che ci sono nel lavorare ovviamente a dipendenze, ma soprattutto nel costo di non fare soventi upgrade di release, perché poi mi trovo nella condizione di avere delle librerie, degli oggetti molto vecchi che hanno un impatto gigantesco quando poi devo passare alla versione nuova, perché probabilmente tanti servizi si appoggiano poi a parte delle funzionalità esposte da quella libreria. Allora, visto che c'è già qualcuno sì. Che sta collegando... Sì, grazie. Io volevo approfittare per invitarvi ai prossimi due appuntamenti, ben due, che ci vedono protagonisti. Il primo è l'8 giugno, parteciperemo a un webinar organizzato da Soiel, come vedete, dedicato alla qualità del software. Parteciperemo insieme a Sonatype e Digital AI. Insomma, non vi svelo niente perché anche lì Riccardo vi... insomma sarà presente per chiederò a Gio se ha dei suggerimenti. Esatto, sicuramente avrà dei suoi ganci che... Se non ti chiama lui, chiamalo tu però. Esatto. Ma ci sentiamo per il tennis del sabato, quindi. E poi assolutamente giugno, come vedete, è ricco di iniziative. Il 17 vi invito e vi manderò anche qui il link per unirvi alla nuovissima user conference di Sonatype, che quest'anno è a giugno, non più ad agosto. Anche perché per la prima volta, insomma, vuole anche rendere molto più partecipe l'Europa, che ad agosto è sempre in vacanza, e quindi quest'anno ci hanno dato... Esatto, si sono accorti che forse era un mese, non proprio. Però questo è un segnale positivo, lasciami dire, Riccardo, perché vuol dire che anche l'Europa si sta molto, diciamo, lasciami il termine, svegliando su questi temi. Beh, lentamente, però ci sono dei segnali di coscienza a cui noi speriamo di dare, insomma, il contributo, e quindi partecipate numerosi, perché quest'anno ci sono tantissime novità. Perfetto, okay. Grazie mille a tutti a questo punto della pazienza di essere stati con noi anche oggi. Se avete delle domande, dovreste avere i contatti, almeno di Marcella sicuramente, e poi possiamo sentirci offline piuttosto che
Io vi volevo ringraziare, sono Walter Corda della Sony e ho seguito con attenzione la vostra conferenza. Tanto Ciao, Walter. complimentarvi perché è stata molto brillante, molto piacevole anche per me che non sono un addetto ai lavori, diciamo Grazie. così, Grazie. però siete stati molto chiari e ci avete dato sicuramente un contributo importante. Noi siamo alla fine della filiera, nel senso con le nostre macchine, quindi nella registrazione. Diciamo poi dei dati su dei supporti appunto non attaccabili dai ransomware, dagli hacker in generale. Però assolutamente è un tema assolutamente di attualità, importantissimo, con il quale ci troviamo a fronteggiare continuamente, tutti i giorni, per cui dal privato all'azienda, insomma a tutti i livelli. Molto Grazie interessante, mille, complimenti, grazie. ottima No, tra presentazione. l'altro mi hai dato uno spunto, adesso vi rubo ancora un secondo, se avete Certo, sì. pazienza. 3 anni fa, 4 anni fa, era uscito su Wired negli Stati Uniti l'hacking della Jeep. Non so se ve lo ricordate, era stato molto interessante. Un hacker, cioè un hacker, Un uno gruppo dei c'era stato. giornalisti, Ah. uno dei giornalisti di Wired aveva detto: vi faccio una scommessa, mentre tu vieni da quel punto a questo punto con la tua macchina, che sfortunatamente era una macchina di un brand pseudo italiano, io riesco ad hackerarla. E praticamente era riuscito a prendere il controllo del clima, luci, forse non dello sterzo, mi pare. Ma alla fine aveva reso inutilizzabile l'autovettura, avesse preso il controllo dello sterzo acceleratore, era un ottimo esempio di come un attacco terroristico poteva avvenire in qualsiasi momento. Alla fine ha detto: come ho fatto? Ho fatto così, sono passato dalla rete internet, ho trovato esposto tranquillamente il sistema di navigazione, tipo Certo. su un normale computer. Sì. Ci ho messo 30 secondi ad hackerare il computer e circa un'ora a capire come trasformare il segnale internet in un CAN bus. Sì, no, Scoperto il scoperto quello, trucco, basta. basta, l'ha fatto. Sì. E il problema era una vulnerabilità di una libreria nel sistema dell'infotainment. Se È un classico. cercate hacking Jeep, trovate fior fior, c'è anche, mi pare, il video di questo che deve parcheggiare. Sì, Ah poi sì, vanno famosissimo fieri, qua. ovviamente, vanno fieri, ovviamente. No, Sì. Grazie però molto interessante, complimenti. Sono temi che tra mille. l'altro ci permettono anche di. Questa della Casa Bianca non la sapevo, infatti me la sono subito andata a cercare perché poi me lo leggerò bene. Recente. Volevo Sì. capire se è una cosa che è diciamo, confinata agli Stati Uniti o se poi Loro la dicono, estenderanno anche. se tu leggi il testo, loro dicono: Me lo leggerò poi, sì. il settore privato deve rispettare i requisiti che verranno divulgati 30 giorni da una parte e 45 giorni dall'altra, se vogliono continuare a lavorare col governo federale. Ah, ecco, Secondo me, è come se fosse un FDA o un ISO. Quindi, sì. se tu a un certo punto vuoi lavorare con gli Stati Uniti nel settore medicale, fammi dire, devi essere compliant FDA. In Europa standard ISO, tipo nell'automotive 26262 per la safety e robe del genere. Ma alla fine della fiera, quando un governo così importante questo è proprio un ordine esecutivo del presidente, Certo. dice: dovete fare questo. Secondo me, è una mia personalissima opinione, il mondo si deve adeguare. Induzione, Eh certo, sì, perché poi assolutamente. immagina, adesso Sony lavora ovviamente in tutto il mondo, ma immagina una compagnia software italiana che vende una cosa, fammi dire, a SAP, che la vende al governo degli Stati Uniti, è una catena, quindi Sì, meno male si devono adeguare. secondo me è una questione breve, che tutti devono dimostrare di avere la bill of materials, poi aggredire a tutti i mercati privati che hanno a che fare con la sicurezza, quindi il bancario, Anche se non fosse un l'assicurativo. vincolo, anche se non fosse un vincolo legale, nel momento in cui dimostri che quella soluzione ti permette di essere più sicuro sul mercato, tutti quanti, gioco forza, si adeguano. Perché riesci a Sì, no, ma esporre in questo momento qua Gabri diventa vincolante. il suo. Sì, no, ma c'è il rischio, certo. È come quando c'era la CMMI, il Capability Maturity Model, che se tu volevi lavorare con i militari negli Stati Uniti, dovevi dimostrare di essere Capability Maturity Model compliant livello 4 e 5.
Poi lì è andato un po' scemando, perché poi sono intervenuti delle rivoluzioni a livello di processo. Ma qua, se ti dicono tu devi avere la bill of materials e dimostrarmi che tutto quello che hai dentro non ha un CUE assegnato, caspita, il livello si sposta tanto, ma proprio tanto tanto. Io direi di chiudere con una scommessa. Scommettiamo entro quanto queste direttive verranno applicate? Guarda, diciamo, se con lo stesso tempo con cui mi hanno consegnato le porte... Tornando a mia una bill of materials. No, secondo me entro un anno sarà operativo in Italia. No, ma l'ordine esecutivo dice negli Stati Uniti 45 giorni ci saranno i requisiti. Vedremo da lì cosa succede, perché ormai 5-6 giorni sono passati, quindi si tratta di traguardare fine luglio, ecco. Fine luglio, secondo me, sapremo a livello worldwide di che morte dobbiamo morire dal punto di vista della cyber security. Va bene. Grazie a tutti, comunque. Grazie ancora a tutti quanti. Ci vediamo a giugno. Grazie. 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 Buona serata. Arrivederci. Ciao, grazie Gabri, grazie ciao Riccardo. Ciao, grazie Marcella. Ciao. Ciao.